60 anni di Atletica Saronno. Oggi siamo con Ilaria Beltrami, che rappresenta un'epoca un po' più giovane rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso con gli atleti degli anni 50 e 60 e 70. Stiamo parlando degli anni più vicino a noi, stiamo parlando degli anni 2000, del 99. Ilaria Beltrami, nata nel 1981, presentati. Ciao a tutti, sono Ilaria e ho iniziato qui con l'Atletica Saronno a 14 anni sulla spinta, diciamo, della scuola e degli amici che già venivano a fare atletica, ed è stata una grande parte della mia gioventù ed è continuata anche in là negli anni, perché ho smesso 4 anni fa, quindi insomma è stata una grande fetta della mia vita l'atletica, che mi ha dato tanto e mi ha dato anche tante amicizie e un po' di risultati. Allora, cominciamo dai risultati importanti. Sei diventata campionessa italiana, quando, dove e in che specialità? Allora, io facevo principalmente salto in lungo, un po' di prove multiple, così en passant. E il primo campionato italiano che ho vinto è stato nel 99. 2000? No, mi sa che era il 99. Facciamo 99, ok. Un indoor nel salto in lungo. Dove? Ad Ancona, nella vecchia pista di Ancona, okay, storica. Dentro il porto. Dentro il porto. Una delle prime esperienze importanti, così come mi ricordo benissimo quell'anno anche la prima finale da junior a un campionato assoluto, e mi ricordo con una grande sorpresa perché mi ero presentata con un minimo strappato con i denti e poi invece alla fine ero riuscita ad andare in finale, e questi sono i grandi ricordi che ho dell'atletica anche qui a Saronno. Magari non era un grandissimo risultato, però nel piccolo l'emozione rimane, il ricordo dell'emozione rimane. Quindi quella lì è la prima maglia tricolore, la seconda? La seconda nel 2003 a Grosseto, sempre nel lungo. Un pomeriggio caldissimo. Caldissimo, una gara combattuta con due grandi ragazze che facevano atletica ai tempi e avevano risultati molto, molto importanti. Favre e Baccini, che erano andate junior e avevano vinto medaglie mondiali e europei. Quella volta invece l'ho spuntata io e anche quello è un grande. Con che misura? Vediamo se ti ricordi. 23. Non lo ricordo. Poi la maglia della nazionale. Poi la maglia della nazionale, vabbè, avevo fatto nel frattempo poi qualche nazionale junior under 23 di rappresentative, sì. Però avendo questi due grandi atleti davanti era un po' difficile entrare nel giro, perché comunque avevano dei risultati da 6,50, quindi certo. Erano, diciamo, un gradino sopra. Nel 2005... qui ho fatto seconda ai campionati assoluti e che mi aveva dietro a chi? Dietro fino a me, e col risultato mi aveva portato ad andare ai giochi del Mediterraneo ad Almeria, e sono arrivata a quarta, per poco dalla terza, e poi quell'anno ho fatto anche gli Universiadi e il Decanation, che era un'altra rappresentativa a Parigi, sempre della nazionale. Insomma, quell'anno ho fatto quindi tre maglie della nazionale. Sì. Beh, vabbè, è stato un bell'anno. Allora, abbiamo visto cosa hai fatto. Miglior risultato della tua carriera nel salto in lungo? Sempre nel 2005 ho fatto a Lodi un campionato regionale di società, la prima fase. 6,46 ventoso, 6,40 regolare. Mica male. Anche lì solo una sorpresa. Allora, tu hai cominciato alla Osa Saronno, che forse non si chiamava Osa Saronno. No, erano i primi anni che si chiamava Osa. Si chiamava Osa Saronno. Sì, era già Osa. Chi ti allenava? Mi allenava, io ho iniziato dall'ultimo anno cadetta, e mi allenava quell'anno la Luisa Giudici e Roberto Carnelli insieme. Ok. Poi mi ha allenato per gli anni da allieva la Paola Lenzi, e poi sono ritornata con Roberto Carnelli, che aveva preso poi dagli junior e la parte assoluta e degli assoluti. E sei rimasta la Osa fino a quando sei rimasta junior? Sì.
fino al 2000. Poi ho preso il posto della Cristina Galli, altra atleta OSA, all'Atletica 2000. Ci sei rimasta? Sono rimasta fino al 2006. Sì. E dal 2006 sono passata al gruppo sportivo della Forestale. E lì ho chiuso la carriera. Peso le mitiche scarpe. Sì, anche se ogni tanto mi manca, devo dire la verità, soprattutto quest'anno guardando gli europei, i campionati europei, mi è mancata un po' la sensazione dell'atletica, sì. Cioè la sensazione di correre forte, di saltare, ogni tanto mi viene in mente. Beh, adesso cosa fai nella vita? Adesso nella vita, dopo aver finito la carriera sportiva nella Forestale, sono rimasta in Forestale a lavorare. Nel frattempo mi sono anche laureata in ingegneria ambientale, quindi diciamo che più o meno resto nel mio settore. E adesso faccio un po' di palestra, sollevamento pesi. No, ma cosa fai di lavoro? Di lavoro. Poi torniamo all'atletica. Ah, ok. No, di lavoro in Forestale. Sono, mi occupo di piante. No, beh, a Milano e dintorni è un po' difficile occuparsi di piante. Appunto, essendo in ingegneria ambientale, mi occupo di più della parte delle bonifiche ambientali, dalla parte del controllo, certo. Non della progettazione e della valutazione dei danni ambientali, appunto, su bonifiche o procedimenti penali che sono corso o conclusi, e mi occupo di indagini appunto su questa parte dei reati ambientali. Torniamo all'atletica dopo ecco. Questa piccola digressione. Una delle cose interessanti che stanno uscendo da queste interviste che abbiamo fatto è che tutti mantengono nel cuore gli anni fatti correndo, incontrando persone, facendo gare. Tu hai l'esperienza di gare importanti, immagino che ci sia qualcosa di più da raccontare. Presentarsi con la maglia nazionale ai Giochi del Mediterraneo, qualcosa deve essere rimasto dentro, sì. Cioè, prova a raccontarcelo. È stata una grande emozione, però mi sono sorpresa di me stessa perché sono una persona abbastanza emotiva che anche in alcune gare ho sbagliato tanto perché appunto magari mi lasciavo prendere dalle emozioni. In quel caso non è stato così, mi sono felicemente sorpresa ed è un ricordo bellissimo. Uno perché è stata la prima maglia importante in cui c'è anche il rito della matricola, no? Della nazionale, e ho avuto l'onore che fosse fatta da due personaggi come Fiona May e Nicola Vizzoni, che erano i due capitani della squadra, quindi ero in un contesto di atleti di altissimo livello, medaglie agli Olimpiadi. Il rito di che tipo? No, il rito è recitare il giuramento dell'atleta sulla maglia, senza sbagliare, se no ci sono un po' di penali, tipo sale in testa, cose semplicissime, però fanno parte del rito della maglia della nazionale. E averlo fatto con due capitani di questo certo. Calibro è un ricordo particolarmente piacevole, insomma. E poi di quella gara ho il ricordo che gareggiando insieme a Fiona May mi aveva preso praticamente sotto la sua ala, e per me era la prima esperienza importante, e quindi ho avuto un bel rapporto con lei che mi aveva anche dato le indicazioni, quelle anche più stupide, allora dobbiamo essere lì, dobbiamo fare così, cosa, per cui ho un bellissimo ricordo di questa gara, nonché della gara stessa, perché avevo fatto comunque una bella prestazione, avendo un personale di 6,40, io avevo fatto due volte nella stessa gara 6,31, per cui ero certo. Comunque sul mio livello. E poi di quella gara mi ricordo la sensazione alla fine, perché io gareggiavo molto presto e quindi lo stadio era abbastanza vuoto quando sono entrata. Oltretutto immagino un bel caldo anche lì. Sì, caldo, sì. Però non si sentiva. Non si sentiva.
E mi ricordo di essere entrata con lo stadio semivuoto perché la gara era abbastanza presto e di aver alzato la testa alla fine della gara, pur comunque parlando durante i salti con l'allenatore fuori in tribuna, e di essermi accorta alla fine della gara che c'era lo stadio pieno. E quindi vuol dire, è stata una sensazione nuova per me. E ho un bellissimo ricordo, ho detto cavolo, ho fatto una bellissima gara di cui sono soddisfatta in uno stadio strapieno. Bello. Sì. Si vede dagli occhi che questa cosa è rimasta. Sì, questa sì. E delle maglie tricolori, le hai messe via? Ce l'ha la mamma. Ce l'ha la mamma. Le tiene lei. Io nelle cose che so, te sei una sorta di figlia d'arte, o meglio una nipote d'arte, o sbaglio? Sì, più o meno. È vero o no? La nonna. La nonna faceva atletica. Faceva atletica, è un parolone grosso, a scuola aveva fatto, come tutti gli altri ragazzi, i giochi della gioventù che c'erano in quei tempi. E andava forte però. Ed era andata forte e aveva vinto i campionati regionali. Stiamo parlando di che anni? E negli anni, aspetta, 30. Quindi 30, prima della guerra. Sì. Quindi qualche germe di DNA ci arriva da lì, insomma. Sì, sì. No, beh, tutto credo. Perché tutto credo. Io un mix tra la nonna materna che aveva vinto i regionali e poi alla fine, vabbè, per vicissitudini non era andata ai campionati italiani. L'altra nonna paterna, credo che... Anche la nonna paterna? Non ho mai fatto atletica, ma sarebbe stata molto forte. Sì. Quindi i nonni contano anche in queste cose. Vabbè, anche i genitori. Sì, no, certo, però qui partiamo da indietro. Noi, sicuramente le nostre generazioni prima contano. Sì. Senza dubbio. Finiamo. Se tu non hai figli, magari arriveranno. Gliele facciamo fare atletica? È bello portarli all'atletica o no? Certo. Sì, stavo pensando poco tempo fa, parlando con un'amica, di anche quando c'è stato un periodo in cui allenavo i ragazzini qui dei centri CAS, e ho anche dei bei ricordi di questi, dei ragazzini piccoli che si approcciavano all'inizio all'atletica per gioco, e mi piacerebbe che... Se nel caso succedesse di aver figli, potessero vivere anche questa esperienza di un'atletica come gioco. Sì. Quindi bisogna che la osa vada avanti. Certo. Insomma, che questi 60 anni possano diventare 70, sì, sì, 80. Sì. Secondo me l'atletica è uno degli sport più belli. E poi avendolo vissuto con passione, avendo fatto parte della mia vita per tanti anni, lo consiglio a tanti. Grazie a voi e auguri alla Rosa. Grazie mille.